Amore mio, il nostro sogno sta per realizzarsi, questione di ore. Volevo ringraziarti per la persona che sei. Grazie per tutto quello che fai per me. Grazie perché mi sei stato sempre accanto, sia nei momenti belli che brutti. Grazie perché mi hai dato sempre una parola di conforto. Grazie mamma Miriana, perché anche se ancora sono piccolo e non riesco a parlare, papà sa l'emozione che provo oggi vedendovi coronare il vostro sogno, tanto desiderato. Mamma, sono onorato e orgoglioso di essere presente oggi qui con voi, come un dono per tutti, frutto del vostro amore. Anche io un giorno potrò dire di esserci stato. Grazie mamma, grazie principessa per tutto quello che fai per noi. Io sto giocando, per così dire, la mia vita in questa avventura che il Signore ha pensato per me, perché se voi oggi siete qui liberamente con la convinzione di diventare marito e moglie, con la libertà con la quale state facendo questa scelta, vuol dire che questa era la vocazione che il Signore aveva pensato per voi. Io Damiano accolgo te Miriana come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Miriana accolgo te Damiano come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Storia non la fanno i grandi personaggi, la storia va avanti nonostante i grandi personaggi ai quali sono dedicate le strade e le piazze, nonostante, ma la storia la fanno le persone che si amano, che formano le famiglie, che educano i figli e che sanno che il Signore affida loro questo compito così importante che veramente realizza la storia della vita di ogni giorno.